Io voto no perché questa riforma costituzionale non è nata nel Parlamento ma è stata imposta al governo dai poteri forti. Io voto no perché questa è una riforma pasticciata, perché non porta con sé risparmi, perché toglie il voto ai cittadini, i senatori non verranno più eletti. Io voto no perché, a differenza di quanto dice Renzi e la Boschi, le leggi non saranno velocizzate, ma anzi si rischia un intoppo tra Camera e Senato. Io voto no perché questa riforma toglie poteri alle regioni, agli enti territoriali, ai comuni e alle province e li riporta in capo allo Stato centrale. Io voto no perché questa riforma porta con sé il rischio di una deriva democratica. Io voto no perché una riforma deve unire il Paese e non dividerlo. Io voto no perché nel futuro e per i miei figli io voglio ancora contare qualcosa e non voglio affidare il mio futuro ai poteri forti, alle aristocrazie europee e internazionali, alle multinazionali, ai banchieri, ai finanzieri che in questi 3 anni hanno governato e manovrato il parolaio Renzi. Gli uomini liberi votano e votano no.